Sedicesima edizione del premio Ombres Itinerante, questa sera c'è il direttore artistico e curatore della sezione video poesia Grande Innovazione che fa parte del premio Ombres da 2 edizioni, da 2 anni. Qui con noi per il capoluogo Dimitri Ruggeri, direttore artistico della sezione video poesia. Quanto è stato importante, Dimitri Ruggeri, il salto mediale fatto grazie alla vostra categoria, alla categoria da voi introdotta all'interno del premio Ombres, che stasera ha proiettato le poesie all'interno addirittura della chiesa di San Giovanni Battista a Pereto? Ma in realtà in Italia è ancora purtroppo una novità la videopoesia. Ci sono pochissimi festival in Italia dedicati alla videopoesia e tantomeno dedicati ai borghi. Il Festival Ombres, il premio Ombres di videopoesia in questo caso, da una dimensione internazionale che sta avendo da ormai 2 anni, è l'unico premio al mondo dedicato al tema dei borghi, degli spazi in disuso, ma che già da quest'anno strizza l'occhio alla città, al fenomeno urbano della città, cavalcando il tema pasoliniano della forma della città. Quindi abbiamo avuto molti partecipanti, l'anno scorso 1500 addirittura, quest'anno ci siamo attestati su buoni numeri e abbiamo avuto 10 finalisti provenienti un po' da tutto il mondo, Canada, Australia, Germania, Francia, Stati Uniti, e ha vinto, proprio adesso è stato nominato il vincitore, un video girato in Nigeria di un poeta nigeriano che ha, secondo noi, secondo anche la giuria, ben delineato appunto il tema della forma della città. Ci siamo consolidati come premio internazionale, ripeto, con ottimi numeri e soprattutto come originali, soprattutto abbiamo avuto la nostra originalità di attenzionare, valorizzare il territorio ma senza lasciare il contesto urbano. Grazie.